Da cosa deriva questa così bassa autostima che spingerebbe alcuni uomini a rinchiudersi in determinati forum online piuttosto che prendersi carico delle loro responsabilità e adottare una visione distorta e riduzionista della realtà e dei rapporti uomo-donna, per cui le donne in campo sentimentale trovano chiunque a qualsiasi condizione e gli uomini sono condannati a una vita di rassegnazioni? Tu che cosa ne pensi? Come sempre, io vi ricordo che sono disponibile per consulenze private a pagamento per chi avesse voglia di approfondire i temi che tratto sul canale o per chi avesse una situazione particolarmente complessa che deve essere scomplicata. Per saperne di più, link in descrizione. L'hai toccata pianissimo, eh? Sarà molto difficile questo video, ma molto veloce perché non voglio aprire un vaso di Pandora infinito, visto che ci sarebbe da parlare per un sacco di ore. Persone più importanti, più famose, più sapienti di me, a livello psicologico, di gruppi, di forum, eccetera, hanno già raccontato questi temi. Io penso tu faccia riferimento a un certo gruppo, delle certe nicchie, forum online, che trattano la teoria Luke Money Status, ovvero la teoria principale della Red Pill. E mi chiedi perché certe persone vadano a rifugiarsi in questi gruppi nei quali si autofagocitano a vicenda, buttandosi giù invece che aiutarsi. Loro pensano di aiutarsi, ma fanno tutt'altro. Perché fanno ciò, mi chiedi, quando potrebbero appunto valutare tutto il rapporto uomo-donna in maniera diversa, semplicemente, e vanno a adottare visioni, come dici tu, giustamente distorte, riduzioniste e a volte anche denigrando e offendendo le donne. Perché fanno tutto ciò? Allora, io senza troppi mezzi termini, riguardi, eccetera, dico per pigrizia. È molto più facile dare la colpa a qualcun altro invece che prendersi una propria colpa per quel che riguarda la propria inattività, inesperienza, che poi non è una colpa, se così vogliamo, dal tipo è colpa tua, sei nato così, sei sfigato. No, assolutamente ci mancherebbe altro. Se uno nasce, come dicono loro, brutto o particolarmente sfortunato, non significa che sia colpa sua se è così. Anzi, però sta evitando di fare tutto quello che sarebbe nei suoi poteri per migliorare la sua situazione quanto più ne è capace. Se io dico non sono poi così bello, però allo stesso tempo non faccio nulla per migliorare in nessun campo, né nel modo di fare, né nel modo di pormi, né nel vestire, niente. Mi rinchiudo in un gruppo online con altre persone come me che hanno questi problemi e mi metto a creare teorie fantasmagoriche sul perché io non ho successo e nell'offendere una categoria che dovrebbe accettarmi perché io ho deciso così quando esiste il libero arbitrio. E quindi capisci che questo modo di fare è sbagliato a prescindere, perché vai a innanzitutto non fare niente, come ho già detto, quindi sei pigro. Questa cosa non la ripeterò mai abbastanza, è pigrizia, è non voler mettersi alla prova. Anche se uno mi dice non ce la farò mai, tu continua a provarci, che per la legge dei grandi numeri prima o poi ce la fai. Ma se invece mi dici, io sono così, non voglio impegnarmi, ma voglio la top model, la miglior donna del mondo. Allora sei un po' un illuso, anch'io se mi impegno zero non posso avere un'azienda multimiliardaria, ovvio. Poi magari mi impegno 100 e riesco ad arrivare a creare una piccola media impresa, per fare un esempio economico. Ma questo non significa che non mi sia impegnato, che non possa essere felice, ma senz'altro dimostra che non sono rimasto inattivo e sicuramente non ho odiato i miliardari. Questo parallelismo per dirti cosa? Che se tu ti butti in un gruppo, e adesso non dico tu ovviamente, ma quelli che tu dici, ma perché lo fanno? Perché sono pigri e non hanno voglia di cambiare le cose, perché loro prendono come status quo una situazione che per loro è difficile, è complessa e dicono, ah, è immutabile. Ma ci hai provato almeno a cambiare le cose? Hai provato a buttarti, a fare un po' di esperienza, a guardare i miei video gratuiti magari, non per forza a pagare qualche guru o tizio che ti insegna le cose, ma semplicemente partendo da quello che ti dico gratuitamente. Poi puoi fare un upgrade e chiedermi cose più nello specifico, quelle però ovviamente ti richiedo un compenso perché è tempo per me che va, è un lavoro. Ma ecco, a parte questo, infatti non ti dico di guardare per forza me, ma informati, guarda online, c'è sempre un potenziale miglioramento per chiunque, anche per la persona più sfigata, più brutta, qualsiasi cosa tu abbia in mente. La cosa che non ti dà una mano è rinchiuderti appunto in un gruppo in cui altre persone come te, invece che tirarti su e dirti dai cazzo, datti una mossa, fai qualche cosa, come cerco di fare io con voi, stimolarvi a fare qualche cosa, no, rincara la dose e dice hai ragione, loro sono cattive, noi siamo degli sfigati, ma non abbiamo colpa. Non avete colpa, è vero, se nascete non particolarmente abili, come ero io un tempo, o non particolarmente belli, come mi ritengo io, non mi ritengo un modello neanche lontanamente. Stare lì fermi a non fare un cavolo è difficile,
Poi, sai, non prendersela con te stesso, non puoi prendertela con la società o con le ragazze che non ci stanno. Perché il grande paradosso anche qui dentro è dire, ok, sono in questo gruppo, odio le ragazze perché non ci stanno. Devono starci con me. No, non c'è scritto da nessuna parte che una ragazza debba starci con te. Non c'è scritto da nessuna parte, nemmeno nelle loro fantasmagoriche teorie, che per forza ci è destinata da quando nasciamo una donna con cui riprodurci. No, la riproduzione è appunto per questo affascinante, complessa e magari per alcuni cattiva, perché se non trovi il partner ti estingui. Una volta era così, adesso siamo più facilitati nei rapporti, anche con certe sfaccettature sui toni di grigio, perché se vuoi avere un rapporto in un modo o nell'altro ce la fai. Però ecco, non è detto che tu debba averlo. Non c'è una legge che ti garantisce assoluto rispetto di questa soddisfazione di bisogno. Cioè, se tu banalmente hai voglia di eiaculare, non è detto che tu debba essere accontentato gratis dalla donna che desideri tu. Perché siccome anche lei è parte senziente, anche lei dovrebbe dire la sua, non può starci perché tu hai deciso che una ci deve stare. Anzi, non una qualsiasi, perché loro pretendono pure la bella ragazza. Non funziona così, ragazzi. Il mercato della seduzione, perché è un mercato alla fine, non ha queste regole. Quindi incancrenirsi in gruppi e lamentarsi continuamente senza fare assolutamente niente, creando teorie sulla base analitica dei fatti che possono avere qualche ragion d'essere, ma sono totalmente fallaci perché vanno a insistere su qualcosa che per loro è un modello matematico che non si può distruggere, che è così, punto, è sbagliato. E ribadisco il concetto, è pigrizia secondo me, è il fatto che non sanno darsi un briciolo di colpa, a dire è colpa mia se non sto facendo abbastanza, fai un pizzico di più. So che per alcuni che le hanno provate tutte, questi miei discorsi possono far arrabbiare e li capisco. Anche io un tempo pensavo di aver provato ogni cosa e dire ma cavolo, ma perché con me no, con me no, con me no? E alla fine mi sono accorto che c'era qualcosa in me che non funzionava, che non attirava. E ho fatto delle migliorie e sono riuscito poi col tempo non ad attirare le top model del pianeta, ma ragazze carine che mi sono piaciute. Faccio una provocazione. Chi dice look money status? Benissimo. Facciamo che il look te lo sei giocato perché più di così non puoi fare. Vuoi una ragazza? Sei conscio che quella regola, che non è una regola perché non è matematica, ma una regola che secondo te è sempre vera, è così ed è sempre vera? Benissimo. Allora impegnati, crea un'azienda, diventa ricco e poi ti vai a prendere le ragazze che vuoi. Ma no, non si fa perché sei pigro ed è più facile, è troppo più facile sedersi al computer a scrivere quanto sono sfigato, perché è un togliersi la colpa, è un dire ma io che colpa ne ho, sono nato sfigato, non ho fatto nulla per meritare questo e non ho voglia di fare nient'altro per cambiare le cose. No, devono cambiare attorno a me. Non funziona così il mondo, ragazzi, ve lo dico sul serio, se avete qualche cosa, come dico spesso in tanti video, bisogna alzare il culetto e andare a prenderselo. Magari, e vi dico questo segreto, alzandoti, facendoti il culo e andando a prenderti il premio, magari nemmeno ci arrivi. Pensa quanto siamo sfigati, noi esseri umani. Possiamo impegnarci, fare un qualcosa e nemmeno arrivarci. Ma almeno ci abbiamo provato, almeno abbiamo avuto la possibilità di farlo. Se tu stai seduto allo schermo a scrivere quanto le donne sono cattive perché non te la danno, ti assicuro che le cose non cambiano. Se invece ti rimbocchi le maniche e cerchi di fare qualcosa, potresti arrivare allo stesso risultato del tuo amico che ancora sul web è lì che si lamenta, ma almeno tu hai avuto la possibilità. Quello che invece non fa nulla, ti assicuro, le possibilità sono zero. Tu invece hai qualche possibilità, poi ti va male, ok. Al massimo invece che arrivare in cima, comunque atterri un po' prima. Lui invece è proprio livello basic, zero, niente. Non farò ora un discorso sul perché le donne siano più avvantaggiate in questo settore, perché l'ho già trattato mille volte in diversi video, magari ci farò un video a parte, ma non è questo il caso. Comunque, secondo me, il maggior problema è appunto, non è la bassa autostima, è la pigrizia, è la voglia di non fare niente, perché, lo ribadisco, è troppo più facile lamentarsi senza addossarsi nessuna colpa, piuttosto che alzarsi, sudare, sputare fatica e farlo. È molto più facile trovare un nemico e dargli la colpa, in questo caso la società, le donne stesse, la natura maligna che mi ha voluto male, piuttosto che alzarsi e fare qualche cosa, perché alzarsi e fare cose non dà certezza del risultato. È difficile, richiede tempo e richiede una scioltezza mentale, una capacità di apprendere anche cose nuove che queste persone non hanno, che si fossilizzano su questi discorsi, questi ragionamenti che sono immutabili, che qualcuno ha deciso per loro sulla base di fatti magari attorno a lui e che spesso non hanno grossa riprova.
Quindi la cosa da fare assolutamente è abbandonare questi posti, rimboccarsi le maniche e andare a prendersi ciò che si vuole, che sia un lavoro, uno sport, un traguardo, una ragazza paradossalmente, che anche se non è esattamente quello che consiglio io, ma quantomeno migliorare te stesso per poi poter ambire a più ragazze o a ragazze carine o semplicemente a ragazze, perché alcuni qua veramente proprio non sanno nemmeno cosa sia una ragazza, perché non l'hanno neanche toccata, magari è un ologramma per loro. Questo è quanto. Io vi ricordo come sempre che sono disponibile per consulenze private a pagamento per chi avesse voglia di approfondire i temi che tratto sul canale o per chi avesse una situazione particolarmente complessa da scomplicare. Per saperne di più, link in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video.